Spiaggia Sud, Capo Horn, cosa ha fatto Capo A? Ma pare che non sia così perché lo spiaggiato sta ancora là. Romolo, che cosa comporta la presenza dello spiaggiato in quella posizione? Beh, in quella situazione lì spesso capita con le correnti marine che di solito, fino adesso, cosa che è successo tutti i giorni fino adesso, che da lì con le correnti marine vengono spostate, dipende da dove arrivo, si spostano verso nord, vengono spiaggiate qui, arriva. Eccolo qua, si piazzano proprio davanti alla vostra concessione. Poi in base alle correnti da nord verso sud si qui, spostano in giù, è un via vai classico, no? Sì. Di quello che è arrivato stamattina l'abbiamo levata. Eh? Sì, stamattina l'abbiamo levata alle 6, siamo venuti qua a fare questo lavoro ed ecco qua, dopo un sono le 9 di mattina. E 10, eccolo qua. E allora voi qua. Che cosa chiedete? Ogni giorno, almeno di risistemare, di ripulire, dare una ripulita, di toglierlo. Non lo so che ci dobbiamo fare con questo. Non lo so più. Guarda che casino, che cos'è lì? Guarda che sì, lì. Ah, ma non solo lì, ma anche non è solo qui, Pure anche da parte, verso la parte del porto. Da qua non si vede tanto bene. Però sono quei cumuli. La Rinaldi, battagliera, era l'assemblea. È uscito questo discorso? È uscito questo discorso, ho chiesto al sindaco. Era ora finalmente di venire a pulire. Ha telefonato all'Ecotedi e gli hanno detto che loro sono venuti a pulire già il lavoro loro, non l'Ecotedi a Giulianova Patrimonio, e il lavoro loro l'avevano fatto. Adesso doveva venire l'Ecotedi a togliere tutta la melma. Purtroppo, dove questo è successo la settimana scorsa, abbiamo fatto l'assemblea lunedì, assicurato che sarebbe venuto entro l'inizio della settimana. Se ne è passata un'altra settimana, non è venuto nessuno. E qua questa, la situazione tende solo a peggiorare. Solo a peggiorare. Sì. Io, questa non è una minaccia, però posso dire che come protesta, io con tutti i balneatori qua, carichiamo un po' di roba, ve la portiamo su in comune. Poi dopo voi la scaricate o al centro, che è bello pulito, e cuci pure là, facciamo un casino. Oppure ve lo riportate a casa, forse è meglio. Quanto tempo hanno per rimettere tutto a posto? Subito, deve essere immediato. Io credo che tanto tu che la gente si lamenta. E credo che poi tra l'altro del 2 di maggio, sì. È passato oramai un mese. Che voi parliate anche a nome degli altri che hanno certo, lo certo che noi ci sentiamo. Lì nell'assemblea è stata detta che dal 25 aprile è stato pulito tutto. Non è assolutamente vero. Io non sono intervenuta per educazione perché c'erano altri che si erano alterati. Ma non è, parlare, sì. Non è così. Non è venuto nessuno. La spiaggia libera fa schifo. Ecco, allora noi ci fermiamo qua. Ci rivediamo tra una settimana e vediamo che situazione troviamo. Va bene? Prendiamo l'impegno con voi. Speriamo che migliori. Va bene. Sperando di non trovare così naturalmente. Appunto, certo. Speriamo. Grazie. Speriamo di no.